5 minuti, vi rubo 5 minuti contratti del vostro tempo per dirvi quello che andremo a fare nel prossimo quarto d'ora più o meno, perché non vi voglio rubare molto tempo, perché se poi dovete salire a Ferdinandea ci vogliono 45 minuti di macchina, quindi essendo che voi siete parecchi, che siete organizzati eccetera eccetera, ci vuole parecchio tempo. Allora, per iniziare volevo fare un omaggio al presidente, al vostro presidente, per quanto riguarda una pubblicazione che abbiamo fatto qui a Mongiana, con una piccola dedica naturalmente. Allora, a Pierre Marro, quale testimone e divulgatore, un affettuoso saluto. In rappresentanza siamo Bruno Iorfida, Francesco Angilletta e Rullo Pasquale. Grazie. Un piccolo inciso, poi lascio non la parola a Bruno. Presidente dei comitati del CIC, va bene, però stamattina diciamo non esistono sigle, non esistono. Non esistono sigle, non ci sono movimenti, non c'è i comitati, non c'è questo, non c'è questo. Stamattina siamo un gruppo di persone che hanno deciso di passare la domenica in maniera tra virgolette identitaria, al di là delle sigle, al di là di tutte le altre cose. Ci andremo a precisare questa faccenda perché non amo mettere i cappelli su situazioni storiche, la storia è di tutti noi, chi cerca di portarla avanti in un modo, in un altro, però le sigle in certe situazioni non servono. Io vi ringrazio, sono profondamente contento di questo regalo, sono profondamente contento di venire qua, è la terza volta che calpesto questo suolo che per me è sacro. Spero davvero di poter iniziare da questo giorno quel concetto che da sempre porto dentro, fare di Mongiana la ripresa delle due Sicilie, di quello che è più il sud, perché purtroppo in questi 15 anni, 20 anni di riscoperta identitaria non abbiamo fatto altro che commemorare dove le abbiamo prese, a Gaeta, a Messina, a Civitella, a Capua. Penso invece che un posto dove c'era la positività del nuovo delle due Sicilie come questo possa risultare per davvero il punto di ripartenza della nostra gente, al di là delle sigle e dei monarchismi. Attenzione, perché c'è, io ci tengo tanto a dire questo, dobbiamo ricostruirci come popolo, noi siamo l'unico popolo europeo sparito dalle cartine geografiche, l'unico, cioè anche nell'ex Jugoslavia, nelle zone della Russia si è ritornati ad essere padroni a casa propria, è quello che dobbiamo fare anche noi. Poi che si rimanga in Italia o no, per me poco importa, io voglio solamente che noi ci riprendiamo ciò che ci è stato tolto e che anche noi abbiamo concesso di fare, perché diciamocelo chiaramente, noi puntiamo sempre il dito contro chi è venuto, ce n'è base, ce l'ha tolto, ma noi abbiamo consentito tutto. Perciò questo sia il punto di partenza di noi e di quelli che verranno dopo. E grazie ancora a tutti.